tutti. Presentiamo adesso il libro del Cardinale José Tolentino Mendonça, che è da ieri in libreria, intitolato Metamorfosi necessaria a rileggere San Paolo, pubblicato dall'edizione Vita e Pensiero. La presentazione ha la forma di un dialogo tra l'autore e Massimo Recalcati. Vi ringrazio vivamente per la generosità con la quale hanno accolto l'invito per questa presentazione. Vi ringrazio anche a nome vostro, perché io immagino che quello che ci diranno sarà molto intenso e molto significativo. José Tolentino Mendonça è, dico in un ordine non casuale, è anzitutto poeta, un poeta notissimo in Portogallo, da cui proviene, dove è nato, è anche biblista, finissimo interprete della scrittura, e cardinale, e di recente, qualche mese fa, è stato nominato da Papa Francesco prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Intellettuale a suo agio nell'interlocuzione con la cultura letteraria e non solo con la cultura letteraria, col mondo appunto della cultura laica, un rapporto molto familiare, sciolto e curioso. Massimo Recalcati naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io solo vorrei segnalare anche per lui una familiarità, quella con le scritture ebraico-cristiane, da lui frequentate con un'assiduità e una conoscenza quasi professionale, a partire ovviamente dalla sua prospettiva di psicoanalista. Richiamo al riguardo il libro pubblicato l'anno scorso da Einaudi, La legge della parola, radici bibliche della psicoanalisi, e in gestazione per l'anno prossimo ci sarà un secondo volume di argomento biblico dedicato ai Vangeli. Ecco, queste frequentazioni cordiali, curiose e attente oltre i confini delle proprie appartenenze, almeno disciplinari, queste frequentazioni in cerca dell'altro sono del tutto sintoniche con il vero protagonista di questa serata e protagonista anche del libro, Paolo di Tarso, un uomo che Mendonça definisce transfrontaliero, un uomo di grande irrequietezza biografica, radicato nell'ebraismo, convertito a Gesù Cristo e cittadino dell'impero romano. Una figura quindi che amava i territori diversi e cosmopoliti nei quali lui ha operato e ha vissuto. Una figura interessantissima che purtroppo non nota, non frequentata come meriterebbe. Una figura che ha seminato nella storia dell'Occidente i germi di valori che poi noi consideriamo ovvi e acquisiti, come il valore della persona, della libertà e dell'uguaglianza. Ecco, io adesso passo la parola a Massimo Recalcati e dopodiché si avvierà una conversazione tra Recalcati e Mendonça. Bene, buongiorno a tutti. Per me è un onore essere qui e avere la possibilità di discutere di Paolo e in particolare di questo bel libro a lui dedicato. Permettetemi però una parola, diciamo, preliminare, perché non è normale che uno psicoanalista dialoghi, diciamo, con un teologo su una materia così fondamentale per la storia del cristianesimo come quella della figura di Paolo. Quindi solo due parole per dire che, diciamo, tutto il lavoro che io cerco di fare mettendo in dialogo psicoanalisi e Bibbia e non leggendo psicoanaliticamente la Bibbia, ma anzi usando piuttosto la Bibbia per illuminare qualcosa che resta opaco nella psicoanalisi,
Ecco, tutto questo lavoro ha un presupposto che è quello di contraddire il padre della psicanalisi, che è Freud, da cui io stesso provengo come psicanalista, perché la sentenza di Freud sulla religione e sul cristianesimo in particolare non lascerebbe scampo, no? Si tratta di un'illusione, si tratta di un delirio, si tratta di una credenza infantile, si tratta, come dire, di una considerazione della fede come rifugio nei confronti della asperità e del dolore dell'esistenza. Freud questo dice della religione. Parla cioè della religione fondamentalmente come una idolatria. Ma il problema che sfugge a Freud, da cui io sono partito e per cui mi interesso di queste cose, è che in realtà la critica all'idolatria è decisiva proprio nel testo biblico. Voi non trovate tanto critica all'ateismo, voi trovate critica alla religione idolatrica. E questo è il punto da cui io mi permetto di dialogare quest'oggi e anche di leggere Paolo, perché ci può essere, per esempio, e in questo libro voi lo trovate molto bene, oltre a questo ritratto biografico di Paolo trovate anche dei contenuti teologici fondamentali, ne sottolineerò solo due. Il primo di questi contenuti riguarda proprio il concetto di legge, perché ci può essere una idolatria religiosa della legge. E Paolo, fariseo, quindi Paolo che proviene da una certa lettura, potremmo dire, dogmatica della legge, ha rischiato l'idolatria della legge. Cioè ha letto, diciamo almeno nel primo tempo della sua vita, come Saulo, ha letto la legge come spietata. Quindi la legge come rappresentazione idolatrica, ha idolatrato la legge ed è stato uno dei più accaniti, lo ricorda bene questo libro, accaniti persecutori della comunità cristiana, e perseguitava quella comunità nel nome della legge, quindi nel nome di una rappresentazione idolatrica della legge. Quindi la cosa interessante è che Paolo il fariseo, potremmo dire così, nel corso della sua vita cerca di spostare la legge dalla sua inflessibilità mortifera verso la vita. Questo è il primo grande movimento che ritrovate in questo libro. La legge non è al servizio della morte, la legge è al servizio della vita. Che cosa vuol dire che quando la legge è al servizio della morte? Beh, lo psicanalista si occupa quotidianamente di questo, eh? Quando la legge è al servizio della morte? Quando la legge è un ideale irraggiungibile, quando la legge è spietata, quando la legge è inflessibile, quando la legge è punitiva, quando la legge è castigo, quando la legge è, come dire, in proporzione al male che noi facciamo. Quando la legge è solo retributiva, cioè ci punisce nella misura in cui noi la trasgrediamo. Ecco, questa rappresentazione inflessibile della legge, che genera poi anche psicopatologia di cui noi ci occupiamo, è il primo bersaglio di Paolo convertito, cioè emancipare la legge da questa versione sadica della legge. Emancipare la legge dalla violenza della legge, portare la legge al di là della legge, superare la dimensione antiquata della legge. E la dimensione antiquata della legge, appunto, è la legge che punisce proporzionalmente al male che il soggetto può avere fatto. Aggiungo su questo primo punto che allora il problema non è tanto quello, come accade anche nello studio dello psicanalista, non è tanto quello che si tratta di rafforzare la volontà
per poter rendere la nostra vita adeguata all'ideale perfetto della legge. Il perfettismo è una maledizione dello gnosticismo, da cui Paolo si emancipa. Così come la legge rischia l'idolatria, l'amore rischia il masochismo, cioè l'amore rischia l'idolatria del sacrificio. E Paolo prova a portare la legge al di là del sacrificio, al di là dell'idolatria, al di là dell'inflessibilità. Per questo che dice un passaggio citato dal libro, che in fondo è il riconoscimento della nostra debolezza rispetto alla legge, la nostra forza. Cioè il fatto che, come dire, perché ci possa essere salvezza, noi non possiamo continuare a ragionare sul binomio virtù-vizio, come se la virtù fosse l'emancipazione dal vizio, lo sforzo per liberarci dal vizio, lo sforzo per liberarci dal peccato. Qual è la mossa che fa Paolo? La mossa che fa Paolo è introdurre rispetto a questa antitesi virtù-vizio, che è un'antitesi moralistica, da cui noi non possiamo sfuggire. Paolo lo dice nella lettera ai Romani, no? Altro passo citato nel libro: perché io non faccio quello che voglio e faccio quello che odio? Non c'è scampo da questo punto di vista. La virtù non può liberarci dal vizio. L'essere umano è, diciamo, nel peccato. Allora dobbiamo sostituire a questa coppia virtù-vizio, che genera solo sofferenza, la coppia fede-peccato. È la fede che salva. Questa è la grande intuizione di Paolo. E la fede, per un laico, quale sono io, ovviamente, è una certa lettura della legge. Non contro la vita, ma per la vita. La fede fa esistere una legge al servizio della vita. E come si chiama, concludo questo primo punto, come si chiama la legge quando è al servizio della vita? Nella cultura cristiana, con un solo nome, si chiama amore, agape. È il solo nome possibile, senza il quale tutto verrebbe a mancare. Allora, pensare la legge a partire dall'amore significa emancipare la legge dall'idea che appunto la legge sia il luogo della punizione, del castigo, della tortura della vita. Questo mi pare un primo punto che è molto presente nel libro e che va sottolineato, secondo me, con decisione. Buongiorno, attraversando il salone mi è venuto in mente l'ultimo giorno della Fiera di Francoforte. Questa è un salone di lettori, quella di Francoforte è una fiera di editori, ma nell'ultimo giorno arrivano i lettori. In tanti vengono mascherati dei personaggi di finzione. Allora vediamo quelli personaggi che tutti amiamo delle favole, dei romanzi, vediamo accanto ai stand. Io, attraversando, vedendo questa folla immensa, bellissima, ho pensato che ognuno di noi non veniva mascherato, fantasiato di un personaggio, ma veniva come lettore, tutti mascherati di lettori. Chi siamo noi? E veramente è bellissimo vedere questa folla di assetati, di curiosi, di inquieti, che alla fine sono i lettori. E quando un lettore si trova con un libro, con un autore, è qualcosa di particolare, è veramente un evento nella nostra vita. Io da anni frequento i libri di Massimo Ricalcati, oggi è la prima volta che lo trovo, e potete immaginare anche per me, come suo lettore,
la gioia e allo stesso tempo la commozione che è ascoltarlo e averlo da vicino. E questo è qualcosa che il salone, le case editrici, e approfitto questa opportunità per ringraziare Aurelio Mottola di Vita e Pensiero, che è da anni anche il mio editore, e questa, diciamo, questa complicità che ci unisce a tutti è una cosa bella che abbiamo in comune, come un segreto che ci unisce a tutti. Paolo per me è una delle grandi... Il bambino Filippo Negri è atteso dalla mamma all'infopoint del padiglione... Gesù si è perso anche così. Filippo Negri è atteso dalla mamma all'infopoint del padiglione 1. Grazie. La incontrerà, perché alla fine incontreranno le nostre mamme. Io ho scritto questo libro su Paolo perché per me Paolo è un personaggio centrale nella mia adesione al cristianesimo. Certo, Gesù è il centro della esperienza cristiana, ma Paolo è il primo teologo, è il primo scrittore, è quello che ha partorito una determinata narrativa del cristianesimo che va oltre, diciamo, il piccolo mondo campesino rurale che era il mondo palestinese. Paolo ha tradotto l'esperienza di Gesù in un linguaggio, in categorie, in orizzonti che oggi rimangono validi per noi. Un aspetto, riprendendo quello che diceva Massimo Ricalcati, un aspetto che per me è veramente centrale è il rapporto di Paolo con la legge. Lui era un fariseo, alla fine lui al principio lui credeva che esistesse la sola legge. Lui era qualcuno che faceva della legge il principio della costruzione della realtà, disposto a sacrificare tutto. Lui negli Atti degli Apostoli appare per la prima volta nell'omicidio di Stefano, e lui appare complice di quell'omicidio perché lo vedeva giusto dal punto di vista della legge, un uomo integrista di questo punto di vista. Dopo è molto interessante vedere come la teologia di Paolo, e Paolo è uno dei grandi pensatori della nostra tradizione, che va di nuovo riletto. Un aspetto importante è che tutto il pensiero di Paolo, lui, diciamo, non è un filosofo, certamente anche un filosofo, non è un teologo, ma certamente anche un teologo, non è un scrittore, ma sicuramente anche un grande scrittore, ma soprattutto ci aiuta a capire che tutto passa dentro della sua biografia, del vissuto. E questo uomo che credeva soltanto nella legge come cammino di salvezza, di giustificazione di sé, passa parte della sua biografia in prigione come un criminale, perché noi dimentichiamo questo, ma il cristianesimo è incominciato come un crimine, e Paolo era, a causa di questa scoperta di Cristo, è diventato un fuorilegge. E questo è drammatico nella sua storia, perché si vede spaccato in due, lui il legalista e adesso il fuorilegge.
piano piano, e questa è la bellezza di Paolo, non è che Paolo abbia tante certezze, è molto interessante che le lettere di Paolo, Paolo le scrive in un periodo circa 15 anni, e lì noi vediamo come questo uomo cambia, anche come scrittore, diventa un grande scrittore, ma non solo, come persona, Paolo è in metamorfosi, prima di tutto è lui stesso che incarna la trasformazione, e anche la trasformazione davanti alla legge. Quando uno cerca, per esempio, di scrivere una tesi sulla legge in Paolo, può impazzire, perché non c'è coerenza. Il discorso di Paolo sulla legge è completamente incoerente, perché lui dice no, sì, no, sì, perché ha tanti dubbi, non è sicuro. Lui sa che non può aderire con facilità alla legge, non può più, ma allo stesso tempo non può abbandonare la legge. E è proprio quella debolezza del suo discorso, anche una certa contraddizione, perché è altra cosa che forse emergerà in questa conversazione, il ruolo del paradosso nella costruzione di noi stessi. È proprio questa via paradossale che questo inatteso protagonista assume, che diventa dopo molto importante per la riflessione sulla legge. Allora accompagno molto Massimo Ricalcati quando dice che Paolo è un critico dell'idolatria della legge. Assolutamente vero, assolutamente vero. È qualcuno che critica la legge, è il grande critico. Paolo dice: la legge è morta. Chi di noi ha il coraggio di dire una cosa simile? Ma Paolo l'ha detta, ma ha anche cercato una riconciliazione con l'idea di legge, che è un'idea nuova, messianica, forse anche da parte nostra da scoprire, ma che penso sia un contributo fondamentale per l'attualità, per i nostri tempi. Sì, posso introdurre il secondo punto che mi pare centrale in questo bel libro su Paolo. Il secondo punto riguarda che cosa rende possibile a Paolo abbandonare la versione antiquata della legge, farisaica potremmo dire, quindi formalistica, perfezionistica, la legge che non lascia scampo, perché rispetto alla durezza di questa legge tutti noi siamo costantemente nel peccato, quindi questa legge non salva. Che cosa porta Paolo a passare da questa legge, che in fondo porta con sé un nucleo eccessivo di violenza, e che ci fa sempre sentire indegni rispetto alla legge, che ci fa sempre sentire nel peccato rispetto all'ideale della legge? Che cosa lo porta verso l'amore come nuova possibilità della legge, quindi come una legge che oltrepassa la versione antiquata della legge? E proprio perché Paolo non è innanzitutto un filosofo, non è innanzitutto un teologo, ma è qualcuno che fa esperienza di Gesù. Allora, questo è il punto essenziale, per cui questa, chiamiamola conversione, questo passaggio da Saulo a Paolo, quindi dal nome di re al nome che indica, diciamo, una cosa piccola, no? Questo movimento, questo nuovo battesimo, Saulo che diventa Paolo, da dove viene questo? E il libro lo dice molto bene, viene, cito le parole del testo, da un contromano drammatico.
Cosa vuol dire un contromano drammatico? Cioè che la direzione che Paolo stava perseguendo, cioè essere colui che applica la legge, il rappresentante del volto severo della legge, il persecutore dei cristiani, quindi questa linea dritta che Paolo, come dire, con integralismo perseguiva, a un certo punto diventa discontinua, si interrompe. E sappiamo come si interrompe non a partire da una speculazione, a partire da una, nemmeno direi, rivelazione teorica, no? Ma si compie a partire da un incontro, un incontro che lo getta nella polvere, non caduto da cavallo, poi su questo magari ci dici delle cose più precise, ma l'immagine che tutti noi abbiamo di Paolo è appunto che mentre è impegnato nell'applicazione idolatrica della legge, la voce di Dio lo coglie, lo fa cadere da cavallo, questa è l'immagine che tutti noi abbiamo, il suo volto sprofonda nella polvere e la massima oscurità perde la vista, coincide con la massima illuminazione. E abbiamo il passaggio da Saulo a Paolo, che è il passaggio dalla prima legge, se si vuole dire così, dalla versione antiquata della legge, della legge scritta sulle tavole della pietra, diciamo, ad una legge che invece si iscrive nel cuore, nella carne del cuore. Questo passaggio, perché sennò non si capisce, cioè questo passaggio è l'esito di un incontro e questo incontro è l'incontro con Cristo per Paolo. E è per questo che tu ripeti costantemente nel libro: Cristo è il centro fisso, c'è la problematica, c'è il paradosso, c'è la contraddizione, ma c'è un centro fisso, cioè questo incontro cambia la vita. Allora, una riflessione breve ancora sulla importanza di questo incontro. Intanto una delle formule che per me, che ho enfatizzato in questo lavoro sui Vangeli, che mi convince molto sempre da laico, che Marco dà di Gesù nei Vangeli. Marco dice di Gesù: Gesù è qualcuno che chiama a sé, cioè questo incontro è l'esito di una chiamata. Paolo è chiamato. Ecco diciamo la dimensione esistenziale, concreta della legge. La legge prende la forma della fede nella misura in cui il Dio si dà come qualcuno che chiama, e Paolo si sente chiamato, entra cioè in una relazione di sequela nei confronti di Dio, risponde, ed è per questo altro tema importante del libro, che Paolo viene proposto come veramente l'erede di Abramo. E perché Paolo è l'erede di Abramo? Perché Abramo, chiamato dal suo Dio ad un compito impossibile, non solo quello appunto di andarsene da casa e portare il suo popolo verso la terra promessa, ma nel sacrificio di Isacco, quando Dio chiama, lo chiama mettendolo di fronte ad una prova insostenibile. Di fronte a questa chiamata, la prova insostenibile sarebbe dare la morte all'unico figlio, insomma, al figlio più amato, prediletto, a Isacco. Ma di fronte a questa chiamata Abramo risponde con una parola centrale nella Torah: eccomi. E lo stesso dice Paolo. Questo è il punto di... Quando c'è chiamata, e io dico come psicanalista, quando il nostro desiderio ci chiama, beh, noi abbiamo la possibilità di voltare le spalle alla chiamata, rifiutare la... Paolo direbbe la tribolazione della fede, perché sbaglia Freud a pensare che la fede è un rifugio. Tutt'altro, in questo libro si vede bene, la fede è essere chiamati fuori, non è
rientrare, diciamo, in un luogo protetto, è perdere la possibilità di avere un luogo protetto. Non c'è casa, non c'è rifugio, non c'è protezione. La fede è una esposizione, no? È qualcosa che chiama fuori e che chiama Paolo appunto ad una speranza senza visione della speranza, ad una speranza che viene prima della speranza, ad un dire di sì. Ecco, questo dire di sì è ciò che trasforma Paolo, e trasformando Paolo trasforma il senso della legge. Aggiungo l'ultimissima cosa, quando noi diciamo che Paolo ci porta verso una legge che è al servizio della vita e non al servizio della morte, una legge che non è castigo, non è paura, non è spietatezza, non è sadica, ma è una legge sovrabbondante, e proprio perché è sovrabbondante salva. Questo concetto di sovrabbondanza della legge è veramente, come dire, l'intuizione più profonda di Paolo, secondo me, perché c'è un eccesso nella legge. Questo eccesso nell'Antico Testamento è un eccesso che prende la forma della violenza. Pensiamo al diluvio, per esempio, come manifestazione della legge. L'eccesso prende la forma della violenza. In Paolo l'eccesso prende la forma della grazia, cioè della sovrabbondanza, di qualcuno, della legge che ti riconosce al di là, diciamo, del tuo merito. Questo è un punto essenziale, non tanto perché appunto la virtù ha sconfitto il vizio, ma ti riconosce umano in quanto nel vizio. Allora qui si apre, e concludo, il bivio, cioè è un bivio che trovate in un testo che io amo moltissimo, forse uno dei testi su Gesù per me tra i due o tre più decisivi, che è un testo di Bonhoeffer che si intitola La sequela. E in questo testo Bonhoeffer dice: d'accordo, Paolo ci introduce al regno della grazia, che è il regno, che è il regno della salvezza, quindi a questa trasformazione della legge. Ma allora questo significa, si chiede Bonhoeffer, che noi non dobbiamo fare altro che metterci passivamente nelle mani della grazia, che noi non dobbiamo compiere nessun atto? Questo è un rischio, no? Poiché se la salvezza dipende dalla grazia, noi siamo sollevati dalla responsabilità dell'atto. E invece dice: non c'è grazia senza sequela, cioè non c'è grazia senza risposta alla chiamata. Questo è il punto. La responsabilità del soggetto è rispondere alla chiamata. E in questo consiste, diciamo così, una rilettura della legge. Quando Paolo dice la legge non è fatta solo per essere ascoltata, è fatta per essere messa in opera. Cosa significa mettere in opera la legge? Significa rispondere alla chiamata. Ora vi dico tutto questo che potrebbe essere, do subito la parola, tradotto in termini psicoanalitici molto puntuali, tutto questo potrebbe descrivere quello che accade in una psicanalisi, diciamo, dove è chiaro che manca il riferimento a Dio, però la dialettica tra appunto il rispondere alla chiamata come salvezza, il prestare ascolto a ciò che viene dall'altro, che è il nostro desiderio, il non trascurare questa chiamata, ma essere coerenti con la chiamata del nostro desiderio, è per la psicanalisi ciò che salva la vita, altrimenti la vita si ammala. Prendendo questa riflessione di Massimo Recalcati, devo dire che a me mi tocca molto la dimensione della crisi nel quale Paolo è entrato, perché l'incontro con Cristo ha provocato in lui una revisione completa della sua storia. Lui cade a terra, sia del cavallo sia come camminante,
ma l'importante è che questo uomo capisce che i suoi criteri, la legge che lo muoveva, non serve più. Il lungo processo nel quale Paolo entra è un processo che progressivamente lo farà capire le cose in un altro modo. Molto importante è il bisogno di capire la crocifissione di Gesù. Paolo dice all'inizio della prima lettera ai Corinzi: per me il pensiero è la croce, è la croce. E la croce è un signo interessante, perché la croce è la dimostrazione di quell'assurdità che la legge violenta può provocare, la crocifissione di un giusto, di un innocente. Allora è l'assurdo della legge, la croce, ma è anche l'emergenza di un'altra legge, di un'altra forma di regolazione, di comprensione del limite, di quello che può servire alla costruzione della persona umana. Allora Paolo ha veramente nel centro del suo sguardo la figura del crocifisso. E Paolo è capace di superare la crisi per una via mistica. Lui non torna a essere un legalista, un intransigente, un profeta della legge. Quando lui opera una certa riconciliazione con la legge amore, è perché Paolo ha capito che la via per lui era la via mistica, cioè una via che accetta sia la mancanza sia l'eccedenza. E alla fine del capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, proprio prima di introdurre il celebre inno alla carità amore, Paolo dice ai suoi lettori o auditori: vi mostrerò un cammino, che un odos, che eccede tutto. Vi mostrerò un cammino iperbolico. E la via mistica di Paolo è una via che nella quale lui accetta tutta la carenza, perché lui comincia questa via senza vedere, come cieco, e rimanerà in parte così tutta la sua vita, e questo non diventa più un problema, ma lui fa l'esperienza di qualcosa di iperbolico, che per lui non ha altro nome che il nome di Cristo e il nome di agape, amore. Allora questa dimensione iperbolica è qualcosa che gli darà un'altra visione della vita. Un altro aspetto molto interessante è che Paolo parte da una crisi personale, si rinforza in questa via mistica e dopo diventa qualcuno con una grande capacità di fare entrare in crisi i modelli dominanti nella costruzione del mondo. Paolo è fatto prigioniere tante volte perché la sua visione è una visione che è opposta ai modelli dominanti. Non è per caso che Paolo dice la celebre frase che assolve tutte le dicotomie: non c'è ebreo o greco o pagano, non c'è schiavo o uomo libero, non c'è donna o maschio, ma siamo un solo in Cristo. Questa capacità di andare oltre tutte le antinomie
mostra veramente una libertà di sguardo che stupisce, ha stupito i suoi contemporanei e continua a stupirci. Ma come mai si può arrivare a una visione così ampia e libera di tutte le persone, di tutte le situazioni, fino a dire che siamo una cosa sola in Cristo? Per questo io dico nella prefazione a questo saggio che Paolo è uno dei pensatori più innovatori della storia dell'Occidente. E è vero, perché tante idee che ancora oggi sono nuove e in parte sono, diciamo, inaccettabili per una sensibilità dominante, Paolo le rappresenta profeticamente come cammini di costruzione di un futuro. La categoria che dà il titolo al libro è appunto Metamorfosi, e che è un movimento che ha consentito, proprio in forza di questa esperienza mistica, che il cristianesimo, da fenomeno, diciamo, potenzialmente circoscritto nella sola Palestina e legato etnicamente, abbia superato appunto i confini angusti appunto della Palestina e si sia fatto istanza universale. Quindi questo movimento che cambia la forma sia della religione che della società è un movimento appunto di grande apertura. Ecco, vorrei che magari adesso in questi ultimi minuti che restano se voi valutate appunto in che modo valutate che questa prospettiva di Paolo sia una prospettiva ancora oggi molto attuale, nella quale vediamo le identità che tendono a chiudersi e a non aprirsi al di là di sé, il tema in politica ad esempio del sovranismo, ma anche la tendenza della religione a chiudersi in se stessa invece che avviare una ripartenza che diciamo nella Chiesa oggi ha come protagonista Papa Francesco, ma che incontra molte resistenze. Insomma, Paolo oggi è molto attuale ed è molto attuale in questa modalità della metamorfosi, di una apertura appunto che esclude il cristianesimo ma anche la società tutta all'altro da sé. Proprio lascio concludere ovviamente due parole. C'è un passaggio in Kierkegaard dove si dice che Paolo in fondo, sebbene non lo nomini esplicitamente, ma è chiaro che il riferimento è a Paolo, ha pensato con intensa passione l'universale. Non come Hegel. Paolo ha pensato con intensa passione l'universale. E cosa significa pensare l'universale con intensa passione? Beh, non ridurlo al sangue e non ridurlo anche, perdonatemi, alla dicotomia prepuzio-circoncisione. Non si può ridurre la verità al sangue, la fratellanza non ha nel sangue la sua sostanza. Questo è un grande insegnamento biblico che viene dalla Torah stessa, no? E Francesco lo ribadisce, diciamo, nella sua enciclica dedicata alla fratellanza. È riconoscere, diciamo, la vita dell'altro, cito Francesco, come immensamente sacra, al di là del sangue. E questa è un'attualità, diciamo, fondamentale di Paolo, laddove nel nostro tempo noi abbiamo la ricostituzione di nazionalismi, non abbiamo ponti, abbiamo muri, abbiamo, come dire, il ritorno aggressivo e reazionario di identità etniche, e il messaggio di Paolo è in controtendenza.
ci obbliga a ripensare la fratellanza non a partire dal sangue, ci obbliga cioè a fare la verità, lo dico agostinianamente, non solo a dire, ma a fare la verità. Fare la verità significa rendere possibile una fratellanza al di là del sangue. Paolo ha questa capacità di immaginare mondi nuovi. È interessante che il celebre conflitto in Antiochia che lui ha con Pietro è proprio su questo, che Pietro non aveva ancora la capacità di immaginare una società, una comunità dove gli ebrei o i pagani potessero mescolarsi, essendo insieme nella vita comune, nei pasti quotidiani. Mentre Paolo è veramente un attivista, è qualcuno che ha una libertà di visione che, diciamo, ci lascia senza parole, perché in una società come quella della quale Paolo veniva, che era una società basata in concetti restrittivi, come può essere il concetto dell'elezione, il concetto del sangue, il concetto di una cittadinanza politica molto misurata, Paolo è capace di pensare il mondo in totale apertura, valorizzando punti di contatto, di unione che fino a lui per niente erano così chiari. Pensiamo che è un autore con 2000 anni alle spalle e che è capace di costruire parabole che sono veramente la rappresentazione di un mondo nuovo. Pensiamo a quella parabola che alla fine lui costruisce come un coreografo nella lettera a Filemon. Trova questo schiavo che è scappato dal suo padrone in prigione e immagina un pièce teatrale che fa il schiavo tornare al suo padrone portatore di una lettera dove Paolo gli chiede che lo riceva non più come schiavo ma come fratello. È proprio la inversione, la rottura con la legge che era, diciamo, il modello unico di quella società. Ma Paolo non soltanto scrive, ma Paolo costruisce esperienze, costruisce comunità che avevano come regola questo nuovo spirito. Quello è straordinario. È interessante che forse Paolo si stupirebbe che 2000 anni dopo noi potessimo ancora parlare delle sue lettere, delle sue parole, perché lui era soprattutto un produttore di comunità, di rapporti, immaginava uomini e donne vivendo in comune secondo un polo di credenza, un legame mistico, e che quello potesse essere sufficientemente forte per cambiare, per metamorfosiare il mondo, i loro stessi, naturalmente. In questo senso Paolo è veramente una lavanca di novità, di metamorfosi, che oggi noi abbiamo bisogno, perché diciamo, Paolo ha trovato una società con quegli ostacoli e noi in parte troviamo gli stessi e altri. E Paolo ci offre soprattutto
una capacità di costruire visioni. Lui è un visionario, ha questo potere di immaginazione, perché veramente accetta, come diceva Massimo Recalcati, la chiamata del desiderio, che in lui ha un nome, ha un volto, che è la persona di Gesù Cristo, ma che è veramente un desiderio di trasformazione, di incontro, non già come singolo, ma in una dimensione comunitaria che, diciamo, cambia veramente l'ordine delle cose. In questo senso Paolo parla, e presenta e offre la vita per un cristianesimo che ha un'incidenza altamente trasformatrice della realtà stessa. Luigi, questa volta la legge implacabile dell'orario dei 5 minuti prima, ringraziamo Massimo Recalcati e di questo mega ora di riflessione.